Ciao, io sono... Lo so chi sei. Ti stavamo aspettando. Allora, Giorgio, hai capito bene? Sì, mamma, ho capito. Giorgio, non fare così. Io lo dico per te. Il dottore ha detto che questa vacanza in campagna ti farà passare quel problema che hai con i nervi. Sì, mamma, ma che c'entra la signora Nudili? Io neanche la conosco. Allora lo vedi che non hai capito niente. Se te ne vai in campagna per stare tranquillo è un conto, ma se poi ti chiudi in albergo e non vedi mai nessuno, alla fine stai peggio. Dovrai pur parlare con qualcuno, socializzare, no? La signora Nutili è l'unica persona che conosco che abiti lì. È una persona carinissima, ti tratterà benissimo. Lei è una carissima amica di nonna Anna, lo sai, vero? Sì, mamma, me l'ha detto circa un milione di volte. E allora vai tranquillo, rilassati, non fare il timido. È come se fossi una di famiglia. Vabbè, mamma, tanto mi hai convinto 2 giorni fa, ci sto andando. Fammi andare, sennò faccio tardi. Ok, Giorgio, vai. Divertiti, Ciao, mamma. Ciao, tesoro. E vedi di rilassarti! Vuoi darmi il cappotto? Ah, sì, certo. Accomodati. La zia scenderà fra un minuto. Comunque io sono Vera. È un piacere conoscerti. E sono Giorgio. Piacere. Allora, Giorgio, com'è che conosci mia zia? Ah, beh, no, in realtà non sono io che la conosco. Era mia madre che la conosceva anni fa. Era amica di sua madre. Mia nonna. Ho capito. Però non si sentono da molto tempo. Non mi pare la zia mi abbia mai parlato di lei. Beh, a quanto ne so, sono anni che non si vedono. Ma la mamma mi ha detto che non ci sarebbero stati problemi. Ha detto che tua zia sarebbe stata felice di conoscermi. Ah, sì. Questo è certo. Da dopo la tragedia è molto sola. Tragedia? Certo, che scema che sono. Ovviamente né tu né tua madre sapete nulla di quello che è successo. È stato solo 3 anni fa. Che? Che è successo 3 anni fa? Non ti sei chiesto perché la finestra è aperta anche se siamo a metà ottobre? Ma siamo a metà ottobre, ma fa ancora caldo, no? Non è quello il motivo. La finestra sarebbe aperta anche se ci fossero 10 gradi sotto zero. Quella finestra è sempre aperta. Ora ti spiego perché. Qui in campagna una delle cose che tutti fanno è andare a caccia. Mio zio e mio cugino ci andavano sempre. Loro due ed il loro cane, Bernardo. La zia per qualche motivo si sentiva sempre un po' in ansia quando uscivano. E poi per irritarla ancora di più, suo figlio, mio cugino, le cantava sempre quella canzoncina mentre usciva dalla porta. Buonanotte, buonanotte, Fiorellino. Lei diceva sempre che le dava fastidio, che non le piaceva essere chiamata Fiorellino. Che ne so, una storia del passato del tipo che da bambina una sua amica era morta perché era allergica ad un polline particolare. Vabbè. Comunque lui lo faceva apposta, per prenderla in giro. Rientravano sempre dalla finestra che la zia gli lasciava aperta, per non sporcare il tappeto dell'ingresso. Ma quella notte ci fu un incidente.
Era una nottataccia buia e senza luna. La pioggia del giorno prima aveva prodotto un sacco di fango. Zone che erano sempre state sicure potevano franare improvvisamente. Devono essere caduti in un burrone. La cosa terribile è che i corpi non sono mai stati ritrovati. Da allora la zia è convinta che la notte torneranno attraverso la finestra, come se niente fosse. Sai, alle volte nelle notti come questa si sente qualcosa nell'aria. Qualcosa che mi fa pensare che potrebbero veramente tornare. Loro ed il cane, attraverso la finestra, pieni di fango. Come se non fossero passati 3 anni, ma solo 3 ore. Salve! No! Mi scusi tanto se l'ho fatta aspettare. È da un po' di tempo sono così lenta. Sarà la vecchiaia. Beh, ma almeno spero che si sarà divertito a parlare con Vera. Oh, sì, sì, è stato molto, molto interessante. Mm. Non la disturba la finestra aperta? No, no, non si preoccupi. Bene. No, perché mio marito e mio figlio dovrebbero tornare da un momento all'altro, sono andati a caccia. E quando rientrano per non sporcare il tappeto dell'ingresso, passano dalla finestra. Capisco. Qui è molto tranquillo, vero? Io sono venuto qui per rilassarmi, me l'ha consigliato il dottore per i nervi. Oh, beh, questo è un posto ideale per rilassarsi. Ci sono dei boschi qui intorno che sono splendidi. Come le dicevo, mio marito e mio figlio vanno spesso a caccia e pare che la selvaggina di qui sia la migliore dei dintorni. Lei va spesso a caccia? No, io no. Beh, ci dovrebbe provare qualche volta. Possiamo parlarne con loro. Uno di questi giorni potrebbe accompagnarli. Eh? Oh, sì, certo. Certo. Beh, gliene parlerò appena arriva. Ah, ma guarda che combinazione! Eccoli là! Ecco che tornano. Oddio, oddio, come sono sporchi! Sono tutti pieni di fango! Sono sempre i soliti. Fiorellino, siamo tornati! Voi due non vi avvicinate al divano, con tutto quel fango, capito? Sì, amore. Ma chi era quel ragazzo che scappava? È il nipote di Anna, sai? La madre le ha detto di venirci a trovare e poi non so per quale motivo, come vi ha visto, è scappato via. Non so proprio perché. Deve essere stato il cane. Continuava a chiedermi se ci fossero cani in casa. Mi ha terrorizzato. Pare che una volta fosse in vacanza in Egitto e un branco di randaggi rabbiosi l'abbia rincorso fin dentro un cimitero. È dovuto rimanere tutta la notte rintanato in una fossa perché non lo azzannassero. L'hanno ritrovato addormentato là sotto la mattina dopo quando sono venuti per il funerale. Deve essere stato orribile.